Ancora una volta i maestri restauratori dei Musei Vaticani si trovano a lavorare senza sosta con tecniche sofisticatissime coadiuvati dalle più moderne tecnologie per riportare agli antichi splendori opere artistiche dal valore inestimabile che presto saranno esposte per deliziare gli occhi delle migliaia di visitatori provenienti da ogni latitudine. Nel laboratorio di metalli e ceramiche in particolare si lavora su una collezione della scuola di Urbino risalente al 1540-1560, conosciuta anche come la collezione del cardinale Carpegna, composta di 34 piatti istoriati. Una serie unica al mondo perché disegnata, così almeno tramanda la storia, da quel genio assoluto, principe delle arti, che fu Raffaello Sanzio. Flavia Callori di Vignale, responsabile del laboratorio. Un personaggio del Senato Capitolino del 600 li regalò al Museo Kircheriano. Il Museo Kircheriano era il museo delle meraviglie dell'epoca. Ed era una collezione di 39, mi pare 38 piatti, ovviamente a noi ne sono arrivati 34, se ne sono persi un po' nelle vicissitudini di questa collezione. Dal Museo Kircheriano furono acquistate appunto dal Cardinal Carpegna nel 700, che le portare, ripeto, era una collezione principesca, considerata principesca non solo per la bellezza di questi piatti, per la quantità, per la qualità, ma anche perché erano come dei quadri, ritenuti come dei quadri, dei veri e propri quadri. Vi sono tutte le raffigurazioni di mitologia antica o di episodi religiosi, alcuni sono narrati sul davanti, altri sono spiegati sul retro. Questo è Egeo che vede le vele nere della nave che doveva riportargli il figlio Teseo, capisce che è morto perché questo era il codice, in realtà non era morto Teseo, però il padre si butta in mare, quindi si uccide, episodi molto drammatici della storia antica. Prima di approdare ai musei del Papa, attraverso la Biblioteca Apostolica Vaticana nel 1800, anche i piatti attribuiti a Raffaello e realizzati da ceramisti urbinati su committenza hanno navigato mari e attraversato tempeste, subendo infiniti interventi di restauro, talvolta piuttosto invadenti, che hanno messo in pericolo il loro valore artistico e culturale. Dal cardinale Carpegna la collezione passò infatti ai papi, arrivò nelle mani di Benedetto XIV, che li tenne esposti al Quirinale, all'epoca residenza pontificia, poi 4 anni dopo furono destinati a Castel Gandolfo e nei molti traslochi alcuni pezzi vennero danneggiati. Tra le fasi del restauro, spiega la dottoressa Callori, quella della pulitura si è però rivelata essere la più complicata. Dicevo, dal punto di vista tecnico, vedete una prima fase di lavoro che è lo smontaggio dei vecchi incollaggi, quindi il piatto smontato dalle sue vecchie colle che non resistono più e non hanno più nemmeno l'adesione necessaria, quindi sono pericolose, oltre ad essere brutte a volte perché degradate col tempo, ingiallite, quindi si smonta quando è possibile e si rimonta con i nuovi sistemi di ancoraggio. In alcuni casi hanno delle grosse lacune e viene integrato, quindi il restauratore fa un'integrazione ovviamente rispettosa dell'originale, non va a ridipingere una cosa, e quindi rimane il colore dell'impasto ceramico a vista. Il lettore, il visitatore può capire che qui si è perso un pezzo, però l'integrità del piatto è mantenuta. In altri casi il restauro è più complicato perché ha delle ridipinture antiche, molto antiche, storicizzate, quindi è difficile rimuoverle perché andremo a togliere un dato storico, andremo a togliere un qualcosa che racconta la storia del pezzo. Allora vengono coperte e vengono poi ritoccate, ma lasciando il dato storico mantenuto per i posteri. Ancora qualche mese di lavoro, poi la collezione del cardinale Carpegna, sintesi perfetta della fama di Urbino nel campo della maiolica, verrà esposta al pubblico con un nuovo allestimento capace di regalare al visitatore un viaggio tra i saloni principeschi del Rinascimento, dove questi costosissimi piatti d'arredo trovavano la loro naturale collocazione.